Da luglio dello scorso anno il Comune di Napoli ha attivato un sistema di prenotazione online per il rilascio delle carte d'identità elettroniche che ha consentito ad oggi l'emissione di circa 70.000 documenti. Una procedura innovativa, uniforme per tutte le 10 municipalità, che ha ridotto da 3 mesi a 3 giorni i tempi di attesa per un appuntamento, eliminando le lunghe code agli sportelli ed i disagi ai cittadini che richiedono la carta d'identità. C'è stato un grande miglioramento perché si è risolto, diciamo, quelle grandi attese che c'erano. Adesso c'è un sistema molto organizzato con la possibilità di una prenotazione, quindi con tempi di attesa mediamente di 3 giorni, e questo ha consentito di garantire un servizio fondamentale, che è quello del rilascio della tessera d'identità per i tanti cittadini che hanno bisogno ovviamente di avere delle risposte concrete e veloci. Il portale a cui accedere con le proprie credenziali SPID o CIE è prenotacie.comune.napoli.it, ma è possibile fissare un appuntamento anche telefonando al numero verde dedicato 800 77 65 65, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Ha dato la possibilità di regolamentare e di cambiare radicalmente questo servizio, sia per quanto riguarda quindi l'accoglienza, perché c'è un criterio, c'è un tempo di attesa minimo, lo scorrimento delle graduatorie ci darà la possibilità di attivare anche i cambi di residenza, l'ufficio dei cambi di residenza via San Giovanni e Paolo. Questa mattina, accompagnato dal presidente Fabio Greco, il sindaco Gaetano Manfredi si è recato presso la sede della terza municipalità, Stella San Carlo all'Arena, che con oltre 8.000 carte di identità rilasciate nel 2023 si è confermata tra le più produttive sul territorio. Questo fa parte del nostro piano di riorganizzazione dell'amministrazione, con nuove assunzioni, nuovi sistemi informativi che estenderemo anche ad altri servizi dell'anagrafe, per avere sempre una municipalità e un comune sempre più vicini ai cittadini, dando risposte sempre più concrete.